Siamo col mister Davide Volpi, un esordio da cardio palma proprio. Un esordio caldo, come la stagione. No, è stata secondo me una partita alla fine anche un po' fortunata, però una partita da due volti, dai. Il primo tempo secondo me si è fatto molto bene, chiuso un vantaggio 2-0 e la squadra secondo me ha tenuto bene il campo, ha fatto delle buone cose. Poi nel secondo tempo sono stati due episodi che si sono praticamente hanno scatenato un pochino la nostra deconcentrazione. Il primo è stato l'espulsione di loro e poi questo gol sul rigore che loro hanno fatto, che è avuto un'azione così episodica. E subito dopo il 2-2 c'è stato, la botta è stata grossa, però la squadra ha reagito, poi nell'ultimo quarto d'ora siamo tornati a spingere, si è fatto un arrembaggio finale e siamo stati bravi e fortunati. In tribuna molte persone dicevano che la condizione atletica non è ancora al top, soprattutto sulla velocità. Ce lo confermi oppure era una questione mentale? No, è vero, perché comunque siamo in preparazione dal 16 agosto e abbiamo affrontato la parte, diciamo, veloce solamente da martedì passato. E è vero, la preparazione non è ancora a posto e sono convinto ci vorrà ancora qualche tempo. Poi oggi era veramente caldo e poi il calcio è un gioco talmente imprevedibile che ti lascia sempre il modo di recuperare e allo stesso tempo anche di subire i tuoi avversari. Su 4 attaccanti disponibili in rosa, 2 squalificati e un infortunato. Ha dovuto inventare l'albero di Natale tra venerdì e sabato. Albero di Natale con sole a 35 gradi. Più che albero di Natale, ha fatto di necessità virtù. C'era solo Venturella disponibile e si è giocato con Venturella, Boni e Andreotti. Diversamente non si poteva fare. E credo che finché le gambe hanno tenuto, finché la condizione atletica ha tenuto, abbiamo fatto anche discretamente bene. Quindi può essere un'arma così, uno schema da riproporre magari più avanti. Ecco. 3 punti importanti e andiamo a Staffoli. Sì, i primi 3 punti sofferti forse sono ancora più belli, magari non in questo momento, però magari stasera a casa con più calma forse le cose si vedranno un pochino meglio, allora potremmo godere anche di questi 3 punti. Grazie a Davide Volpi.